Ciao ragazzi, benvenuti a Rafa Por Aí. Oi gente, bem-vindos a Rafa Por Aí, tudo bem com vocês? Oggi farò un video in italiano con alcune frasi che ho sentito qui in Veneto, al nord Italia. E niente, perché la maggior parte di queste persone dicono che non sono razziste e così ho deciso di condividere tutte queste perline che ho sentito in 3 anni qua in Italia. E se vi piace questo video, lasciatemi un like. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi qua sotto su questo rettangolino rosso, cliccateci sopra e iniziamo questo video. Non sono razzista, ma come mai quel ragazzo nero ha la bici? Bah, magari non è neanche sua, magari l'ha rubata. Ma beh, io non sono razzista, ma quando un nero si avvicina io ho un po' di paura, devo essere sincera. Beh, a volte cambio anche direzione di strada, chiudo la mia borsa perché, cioè, non si sa mai. Ma quando un nero mi apre la porta di casa, io chiedo dov'è il proprietario. Ma, cioè, li aiutiamo a casa loro, mica abbiamo posti per tutti, anche se... Ma come mai quella ragazza nera parla così bene l'italiano? Ah no, ma lei è italiana, è nata qua. Ma dai, è italiana. Ma allora, che origini hanno i suoi? Ma? Beh, però ragazzi, io, cioè, col mio telefono qua vecchio e questi che vanno in giro col telefono nuovo. Ma? Però sono sempre tutti drogati, tutti spacciatori, tutti tossici. Cioè, io non sono razzista, veramente, però, cioè, qui in Italia nessuno si droga, solo loro. Ma camminano insieme in bando. Cioè, ma come mai fanno camminare e andare in giro in 3-4 insieme? Cioè, io ho paura perché secondo me devo andare da soli. Perché se no, cioè, magari mi fanno qualcosa. Non lo so. Ho paura, ma non sono razzista. Ma secondo me, cioè, è meglio. Quando li mettiamo per fare buttafuori o sicurezze, queste cose qua perché spaventano, eh? Spaventano, fanno paura. Quindi scegliamo i neri per controllare la gente, dai. Ma gli diamo 4 euro loro. Diamo 4 euro l'ora, ma nessuno che ha voglia di lavorare, ragazzi. Cioè, io mica li pago come pago gli italiani, non è giusto. Italiani prima, Italia per gli italiani. Ma sono tutti pigri, tutti pigri. 4 euro l'ora, cioè, non gli va bene. Ma se vedo un nero nel mio negozio, sto più attenta, cioè. Cosa devo fare? Cioè, ho paura che magari mi rubino qualcosa. Sai, è nella loro cultura questa roba, quindi meglio stare attenti, meglio controllare. Ma? Ah, ma tu da dove sei? Tanzania. Ah, vabbè, allora a posto, è che pensavo tu fossi africano. Ma? No, io non ho niente, 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 veramente niente contro gli africani, però la Germania tira su solo quelli, cioè i popoli migliori. Questi qua non li vogliono, no? E come mai? Ci sarà un motivo, eh? Ma? Ma perché non si tagliano mai i capelli? Sembrano tutti sporchi. Ah? Magari ti fanno anche i pidocchi queste treccine qua, o no? Cosa dici? Ragazze, queste sono tutte state, tutte frasi che ho sentito qui. Una cosa sola che devo dirvi è che se avete mai pensato così o avete detto una di queste frasi, anche se pensate di no, avete atteggiamenti razzisti. Ok, quindi cerchiamo di non avere pregiudizi verso gli altri, cioè non essere tendenziosi. La TV purtroppo, cioè da sempre ci guadagna con notizie brutte
E la gente c'è con la disgrazia, insomma. Però dobbiamo ragionare un po' di più. Le persone nere possono avere un telefono, le persone nere possono avere una bici, le persone nere possono sì fare altri lavori che non siano solo dei buttafuori o di pulizie, non che non sia un lavoro degno, però non è che, cioè, ha presentate solo quell'opportunità. A volte le persone sanno anche fare altro, quindi cioè, dateci un'opportunità di farvi vedere le cose. È un po' strano per me parlare di queste cose ancora nel 2019, però purtroppo c'è bisogno. E poi, cioè, se la TV dice che il 30% degli stupri, facciamo un esempio. Sono li commettono gli stranieri, dove sono gli altri 70? Cioè, se una persona, cioè, ragiona, saprà che gli altri 70, se non sono stranieri, sono da dove? Del proprio paese, quindi italiani. Cioè, non è che sempre la colpa è dello straniero. Io un giorno ho sentito per la radio che una signora italiana ha accusato un ragazzo albanese, a parte che vabbè non è razzismo questo, però è il pregiudizio, no? Che alla fine porta sempre quello. E questa signora ha accusato un ragazzo albanese di stupro, poi alla fine, e prima di tutto i carabinieri, là non so, la polizia responsabile è andata lì ad arrestarlo. E poi hanno fatto l'esame, perché lui diceva sempre che non era stato lui, non era stato lui. Poi hanno fatto un esame e hanno scoperto che alla fine questa signora qua, a 70 anni, era andata a letto con un suo amico, non lo so. E alla fine ha dato la colpa a questo ragazzo qua. Quindi, cioè, non credete a tutto che dice la TV. Cioè, guarda che io, cioè, tante volte ho sentito dire cose sbagliate e dico non qua dell'Italia, ma anche del Brasile, cioè, quindi parlano e dicono quello che vogliono. Una volta ho sentito dire no, perché il popolo carioca, che è il popolo del Brasile, no, innanzitutto carioca è la gente che è nata a Rio, nella città di Rio, quindi cioè, parlano di quei spropositi, ma convinti proprio che ovviamente tu pensi che sia una roba giusta, però cioè, non è più così. E poi nei giorni d'oggi, per fortuna, abbiamo internet che ci può aiutare a aprire la nostra mente al 100% perché basta avere voglia. Però se anche con i dati, se anche con gli studi, con tutte le cose che fanno per scoprire la verità. E se vi facciamo esempi e se vi dimostriamo dati e fatti e non lo volete credere, allora vuol dire che veramente volete solo una scusa per il vostro razzismo. Ok? E quindi questo è quanto. Un bacio. Se avete qualche commento da fare, lasciatemi qua sotto, però non offendetemi, per favore. E se vi è piaciuto questo video, condividetelo e ciao, ci vediamo nel prossimo video. Un bacione.